tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, un video di nail art sulle mie unghie naturali. Allora, prima di cominciare vi dico che questa qui mi si è spezzata e ho fatto la ricostruzione allungamento con cartina col Milky Builder, perché vedete sotto non ce l'ho per niente, l'unghia è proprio corta fino a qua sotto. Queste altre invece sono tutte le mie, come potete vedere, e quindi niente, me lo sono dovuta ricostruire praticamente perché mi si è spezzata. Questa qui pure mandava tipo in su qua, vedete? C'è questo pezzo, questa qui mi si alzava. Adesso non mi si alza più perché io cosa ho fatto? L'ho fatto su tutte le unghie, così sto a posto. Ho fatto tutta la preparazione dell'unghia come si fa prima di una copertura, un semipermanente, una ricostruzione. Ho messo la base, vabbè, Alfa de Passione Unghie, e poi ho messo due strati di Olympia 2, senza bombatura. E infatti adesso sono dure, questo non manco mi si alza più. E l'ho fatto su tutte le unghie, infatti vedete sono lucide, e poi mi sono bello ultra gloss come lucido e via, perché così almeno sperando che non mi si spezzano le unghie, dato che qui comunque ripeto mi si alzava proprio qua. Io per non starla a tagliare e fare la ricostruzione ho deciso di fare questo metodo qui, e infatti non si alza per niente, meno male. Va bene, comunque allora andremo a fare una nail art molto particolare. Allora, intanto vi faccio vedere i colori che andremo a utilizzare. Allora, andremo a utilizzare questo bellissimo rosa, questo della Sienna. Poi andremo a utilizzare il nero, questo dell'Astra. E poi il bianco, questo qui sempre della Sienna. E poi infine va bene il lucido, sempre della Sienna, questo qui che dà l'effetto gel. Scusatemi. Praticamente andremo a, andremo a ricreare una nail art dove nell'anulare andrò, solo nell'anulare andrò a fare praticamente, ci avete fatto mai caso tipo i corsetti, no? Quelli lì a croce così, no? Tipo il corsetto, insomma, cioè il corsetto, no? Tipo andremo a fare un corsetto, insomma, poche parole. Comunque adesso lo vedrete, niente, io allora vi lascio questo tutorial di questa nail art e ci vediamo a fine video come sempre. Bye.
Eccomi qua, allora questa qui è la nail art finita, molto carina, mi piace. E se è piaciuta anche a voi, mi raccomando, mettete pollice in su. E sotto il video commentatemi e fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa nail art di oggi. E niente, io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!